Un artista visionario, le cui opere sono un'emozione continua di vibrazioni, luci, colori. Fernando Alfonso Mangone, il pittore delle aree interne, originario di Altavilla Silentina, ma nomade nel mondo, dove ha lavorato anche per grandi marchi, ha aperto ad un pubblico di esperti d'arte, curiosi e giornalisti, il suo museo privato, sito nell'antica tenuta Forcella a Buccino, dove ha realizzato in una performance live di vernice a colori fluorescenti e fosforescenti, a suon di musica disco, un murale dedicato ai cambiamenti climatici, dal titolo Lo scioglimento dei ghiacciai e il triste destino dell'orso polare. La visita nella galleria d'arte allestita nel museo MAM è stata un vero e proprio viaggio nella storia, nella musica, nello sport e nella cultura degli stati di tutto il mondo. I dipinti di Mangone seguono infatti la narrazione dei luoghi dove è stato: Berlino, Rotterdam, Parigi, Londra, Amsterdam e ancora Venezia, Milano, Roma, per poi tornare a casa ad Altavilla Silentina nel Parco del Cilento, dove mito e futurismo si incrociano. E così David Bowie dialoga con Michelangelo e il tuffatore di Pessum si trasforma in una tuffatrice. Ed è proprio negli Alburni, in quella natura rigogliosa dell'entroterra salernitano dove è tornato, che ha voluto realizzare il suo museo e dare il suo messaggio. Questo territorio è stato sempre devastato. A me Dio mi ha illuminato, mi ha dato la creatività, il talento per vendicare tutto le malefatte. Io le voglio fare un omaggio in chiave contemporanea, tutte le bellezze, tutte così dimenticate. Ora è venuto il momento di dare visibilità a queste bellezze. Io posso farlo, posso dare una risposta contemporanea alla grande antichità. Questo museo si presta a fare questi omaggi, questi tributi. Ci ritengono una pattumiera, vengono a fare le cose negative qua. Dobbiamo difendere questo territorio e anche e soprattutto Buccino. Dobbiamo difendere la natura.